Buonasera a tutti amici miei, serata di campionato, ultima giornata, siamo alle battute finali, minuti finali di Atalanta-Empoli e di Fiorentina-Juventus. Tensione Atalanta! Gol salvato sulla linea dall'Empoli. E comunque serata che sancisce il ritorno in Europa della Fiorentina. Qui c'è un calcio di rigore forse per la Fiorentina, fatemi vedere. Intervento di Bonucci su Torreira. Dovrebbe essere calcio di rigore perché Bonucci la palla. No, forse. Vabbè, dubbio, dubbio. Comunque, al di là di questo, serata che sancisce il ritorno della Fiorentina in Europa, il che mi fa molto piacere. Ah, sì, l'ha dato il calcio di rigore. Quindi, calcio di rigore ce lo seguiamo in diretta. 91 e 30. Nico Gonzalez contro Pinsoglio, perché Pinsoglio lo sapete, gioca sempre all'ultima giornata per 45 minuti. Attenzione, prende la rincorsa, Gonzalez, il sinistro, rete, 2-0, partita finita. E comunque, ritorno in Europa della Fiorentina, il che mi fa molto piacere, soprattutto per Vincenzo Italiano. Sapete quanto io possa stimare questo allenatore? Traguardo meritatissimo, meritatissimo, una Viola che torna in Europa veramente dopo diversi anni di mediocrità, perché la Fiorentina negli ultimi anni ha sempre lottato per la salvezza, a volte addirittura si è salvata all'ultima giornata e quindi Vincenzo Italiano ha ridato credibilità ad una piazza importante come quella di Firenze e mi auguro per la Fiorentina che possa essere l'inizio di un ciclo importante, ritornare in Europa e magari il prossimo anno con i dovuti acquisti, magari lottare per i primi quattro posti per andare in Champions. Quello sarebbe veramente molto importante, sarebbe un passo in avanti. Chiaramente la Fiorentina non ha l'obbligo di andare in Champions, ma anche se poi dovesse andare in Europa League, sarebbe un ulteriore passo in avanti. E sinceramente questa è una squadra che ha dei grossi margini di miglioramento. E ricordiamo che Italiano è riuscito ad andare in Europa nonostante la cessione di Vlahovic. Cioè, a Italiano gli hanno tolto il miglior giocatore nel mese di gennaio, lui lo stesso è andato in Europa. Io penso che veramente abbia fatto un lavoro eccezionale e merita questo successo. Dall'altra parte, invece, abbiamo un allenatore palesemente a fine ciclo e sto parlando di Gasperini, che anche stasera ha perso in casa con l'Atalanta e quindi diciamo l'Atalanta dopo 5 anni di grande calcio, di grandi obiettivi, di grandi traguardi è fuori da tutto. Ottavo posto, quindi anche fuori dalla Conference League, fuori dall'Europa e io penso che l'Atalanta debba assolutamente ripartire da un altro allenatore e da nuovi stimoli. Gasperini penso che abbia dato tutto, abbia fatto anche bene nell'Atalanta, però adesso secondo me è arrivato il momento di dire basta e ricominciare con un altro allenatore. Si è parlato nelle ultime ore di Tudor. Tudor potrebbe essere un'ottima soluzione per l'Atalanta, visto che nelle ultime stagioni comunque ha fatto bene, nell'Udinese ha fatto bene, con il Verona non ve lo dico proprio, ha fatto un grande campionato, ha dimostrato un grande calcio, per cui credo che l'Atalanta, se dovesse ripartire da Igor Tudor, secondo me potrebbe essere la scelta giusta. Intanto eccolo qui, inquadrato Gasperini, che secondo me sarà l'ultima sua serata qui come allenatore dell'Atalanta. Chiaramente nota positiva della serata per la Dea, nonostante la sconfitta e il ritorno in campo di Ilicic. L'ho trovato un po' ingrassato, ma è normale. Sappiamo tutti il periodo che ha attraversato, non è stato semplice e quindi mi ha fatto veramente piacere rivederlo in campo e magari già dall'anno prossimo poterlo rivedere con maggiore costanza e continuità. Per il resto, l'Atalanta, ripeto, dopo 5 anni di grandi successi, perché anche se non hanno alzato trofei, però comunque si può parlare
di successo. Quando vai in Champions League, fai delle grandi prestazioni, arrivi in finale di Coppa Italia, vabbè, poi la perdi, tante qualificazioni in Champions ravvicinate, insomma, veramente l'Atalanta è stato un vero spettacolo quest'anno, no quest'anno, in questi anni. Quest'anno devo dire che ha deluso un po' le aspettative. Io non credevo che potesse arrivare questa fine così repentina di questo ciclo, ma evidentemente è così. Evidentemente è così. La stagione ha parlato per l'Atalanta, che ha deluso in Champions e ci può stare, ma per quanto mi riguarda ha deluso anche in Europa League, perché se in Europa League assistiamo ad una finale Eintracht Francoforte Rangers, non vedo il motivo per cui l'Atalanta non poteva vincere l'Europa League, e quindi anche lì è stata una delusione uscendo con il Lipsia. Certo, il Lipsia non è l'ultima delle squadre, però anche in quell'occasione si poteva gestire meglio, soprattutto la partita di Bergamo. Comunque è andata così. Altre due parole su Fiorentina Juve, una Juve pessima, zero tiri in porta. Penso che stasera sia stata la versione peggiore della Juventus. La Juve quest'anno ne ha fatte di brutte partite, ma la partita di stasera ricalca la stessa partita che si è vista all'andata di Coppa Italia Fiorentina-Juventus, però cambia il risultato. In Coppa Italia vinse la Juve e stasera giustamente ha vinto la Fiorentina, avendo dominato in lungo e in largo la partita. La Juventus faceva anche fatica ad andare nella metà campo della Fiorentina. Infatti il tabellino recita 0 tiri in porta e un solo tiro fuori dalla porta, quindi il che è tutto dire. Una Fiorentina che comunque, ecco qui la classifica, conclude al 7° posto e va bene così, risultato che sta anche stretto, poteva tranquillamente finire almeno 2-0, ma quel che conta è la vittoria. Complimenti alla Viola, la Juve che deve anche lei palesemente ripartire, perché è stato un anno fallimentare. Tutti quanti si aspettavano che con Allegri potesse cambiare qualcosa e invece, a conti fatti, Allegri ha fatto peggio di Pirlo, ma nettamente peggio di Pirlo, e quindi adesso la società dovrà riversarsi sul mercato e cercare di comprare qualche campione. Si parla già di Pogba, di Marie, eccetera eccetera, tutti parametri zero che però possono aumentare il tasso tecnico della squadra e anche il tasso di esperienza, che non è mai una cattiva cosa. Però la cosa più importante chiaramente è che quando metti un Di Maria e un Pogba, chiaramente qualcosa cambia, a maggior ragione del fatto che hai un centrocampo mediocre, e se piazzi Pogba già cambia qualcosa. È chiaro che solo Pogba non può fare nulla, e a Pogba devi affiancare calciatori comunque di livello, e in questo centrocampo della Juve io giocatori di livello veramente non ne vedo nemmeno mezzo. Vabbè ragazzi miei, io vi saluto, buona serata a tutti, buon sabato a tutti, appuntamento a domani, perché domani sarà la giornata decisiva. Un saluto, a domani, ciao!